Oggi in questo video voglio provare a realizzare il mio primo squishy con una spugna e vorrei provare a fare una ciambella. Quindi cominciamo a tagliare la spugna e a fare la forma della ciambellona. E poi la arrotondiamo un po' vedete un po' così e ora fare il buco in mezzo. Come lo faccio un po' in mezzo? Sto già vedendo il buchino. Allora, intanto che faccio il buco, poi vado a sistemare questo e ritorno. Ok, devo dire che ci ho messo un po', soprattutto a fare il buchino, però diciamo che è venuta quasi caruccia, dai. La arrotondiamo bene. Ok, direi che così può andare. Poi scegliamo il lato. Ok, prendiamo un bicchierino e ci mettiamo la vinavil per fare la glassa. Poi metto un po' di marrone scuro e un po' di quello chiaro perché non voglio che venga troppo scuro. Palettina che non riesco a prendere e mescoliamo cioccolato, mescoliamo bene. Non so il cioccolato. Ok, un po' di cioccolato e ora con la mia super ciambellona prendo un pennellino e vado a fare la glassa della ciambella. Scendo anche un po'. Cioccolatoso. Ok, e intanto vado avanti a colorare tutta la mia ciambellina. Ed ecco il cioccolato messo sulla spugnetta. Ok, ora voglio fargli, non so come si chiama, quella righina tutta bella colorata. Che gli fa dire gnommi. Ok, e la farò sul rosso rosa, diciamo così. Quindi bicchierino, vinavil e metto una puntina di rosso
non viene giù. Ok. E uno di questo qui che dovrebbe essere tipo fucsia. Che poi si assomigliano tanto, però. Vediamo cosa esce fuori. E mescoliamo, mescoliamo. Carino. Cioè non deve essere troppa perché comunque dobbiamo solo fare delle rigine. Quindi mescoliamo bene. Ok. E andiamo a fare, ecco, le rigine. Partiamo da qui. C'è una mosca che mi sta attaccando intanto, non è giusto perché ho le mani occupate, non posso difendere. Se sentite strani rumori, è il gatto che si sta facendo le unghie. Allora, io continuo a fare le righe, perché sennò mi sa che il video dura tipo 3 giorni. Quindi. Ed ecco che ho fatto anche le righine. Però voglio provare a fare una cosa un po' strana. Voglio fargli la faccina kawaii. Con i pannolenci. Non so come uscirà, se attaccherà, se non attaccherà. Sono tutta. Ok, torniamo noi. Quindi scelgo, 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 scelgo il lato. Così. Si vede, sì. E vado a prendere il pannolenci nero. E vado a fare due palline. Un po' grandi. Qui vado a fare due palline bianche e due palline rosa. Ok, ho preparato gli occhi, le guance. Ok, prendiamo il primo occhietto, un po' di colla e glielo vado a mettere sopra. Ok, e facciamo così anche con il secondo. Poi i fili odiatissimi. Ok, una guancia di qui, una guancia di qui. Devo rifare la guancia. L'ho zozzata. Ok. Rifaccio un attimo la guancia. Guancia recuperata. Ok. Vediamo di non sporcare anche questa. Non sarebbe male come cosa. Da
Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Yeah! Quindi, occhi, guance, e manca la cuccia. Ricordo. Carino, guardate, aspettate, yeah, ok, però direi di farli magari, no, lasciamola così, troppo carino, ok, quindi il mio primo squishy sulla spugna l'ho fatto. Cioè, devo dire che mi piace. Pensavo che mi uscisse peggio. Ok, però sinceramente non so se squiscerà, se non squiscerà. La roba del pannolince, se resta su, se non resta su, non lo so. Ve lo faccio sapere nel prossimo video. Vi faccio sapere quando asciugherà bene quello che è successo. Ok. Grazie per aver guardato il mio video. Vi aspetto sulla mia pagina Facebook Le Creazioni di Jay, su Instagram Jessica Creation. Un bacio. Ciao.